Proseguono gli eventi al Molo Arena di Marotta, già teatro di concerti e iniziative che nelle scorse settimane hanno riscosso un grande successo. Venerdì 12 e sabato 13 sarà la volta del MAF, nato da un'idea dell'associazione Marotta Acustica Festival. L'evento ospiterà stand gastronomici, mercatini e diverse band protagoniste della manifestazione che suoneranno dal vivo. L'ingresso sarà ad offerta. Nasce come un festival piccolo, in acustico, che non doveva fare troppo rumore. È da lì che Marotta Acustica Festival. Negli anni invece è cresciuto e ha ampliato il proprio repertorio. E adesso ci sono band da tutta Italia e anche dall'estero. Ad esempio c'è una band che fa cumbia, che è una musica popolare colombiana e del Sud America, che viene dall'Argentina, e una band francese. Lo scopo dell'evento, poi spiegato Enrico, è quello di dare spazio ai gruppi emergenti e ai loro inediti. E quindi tutte band che stanno provando a sfondare, sì, e stanno facendo i loro primi tour italiani. Ad esempio, una curiosità, noi abbiamo avuto anche la rappresentante di lista in uno dei suoi primi tour e anche Matilda De Angelis, che tra l'altro quest'estate è uscita con una canzone con Elisa molto famosa. Noi queste band ce le abbiamo avute nel 2012-2013. Avete suddiviso l'evento in due sezioni, quindi ci saranno due palchi? Ci saranno due palchi, un palco pomeridiano in cui si esibiranno band del posto dalle 18 alle 21.30. All'interno di questo spazio faremo dei momenti di open mic, cioè dove chiunque potrà prenotarsi, salire sul palco e suonare, e daremo a disposizione gli strumenti per fare uno o due brani. Inoltre, nei vari cambio palco, quei momenti in cui le band scendono, salgono, si ripreparano per suonare, suonerà Double Spliff e Mannaroman, che è una crew dub apprezzata in tutta Italia e anche all'estero. E poi si prosegue fino alle 2 di notte? Fino alle 2 di notte si prosegue, sempre con musica live e poi musica dub con Double Spliff e Mannaroman.